tracciati i percorsi in maniera molto, molto precisa e che conducono ai punti vaccinali. Ci sono le sale emergenza, così come disposto anche dalle varie procedure, accoglienza, quindi laddove possano verificarsi reazioni avverse. Ci sono anche della parte degli uffici, e queste sono immagini che abbiamo realizzato nel momento in cui appunto tutto questo sarà operativo. Chiaramente vedremo camici bianchi e persone che faranno i vaccini. Sono 9 linee vaccinali, così come annunciato dai vertici dell'ASL, potranno aumentare a secondo anche delle esigenze. Così come detto dalla dottoressa Pasanisi, 1000 vaccinazioni al giorno. Vedete, ci sono anche i frigoriferi dove verranno raccolte le dosi. Insomma, è stato fatto in maniera molto veloce. Sono stati bravi gli operatori sanitari, che sono stati fino a tarda notte a sistemare, così hanno detto le infermiere, e sono stati bravi appunto ad organizzare tutto per questo pomeriggio. Lo ricordo, prime e seconde dosi, le persone, meno quelle che risultano nell'area ovest dell'Aquila, sono state tutte chiamate qui per la loro prima o seconda vaccinazione di richiamo. Vedete ancora l'accoglienza, i mobili sono tutti praticamente nuovi, alcuni sono stati portati da via Ficara, però insomma gli ambienti strutturalmente sono stati sistemati bene, e come diceva anche il direttore generale, testa si accavallano alla parte sanitaria, le immagini di quello che è la ricostruzione dell'Aquila, perché ricordiamo questa è una scuola di formazione dove si preparano le persone che saranno impegnate nei cantieri, e quindi chiaramente gli ambienti vengono si fondono tra loro, ecco, ci sono più cose. Peraltro nella parte antistante della scuola edile ci sono anche gli scavi romani che hanno ritardato anche parte dei lavori, quindi dopo 9 anni questa struttura è venuta, così si è materializzata, tanto attesa, e arriva in un momento fondamentale. Sempre in questa struttura, però ancora non si ha conferma praticamente così come ci ha detto prima il direttore generale Testa, dovrebbe arrivare anche la visita nel fine settimana, venerdì, del generale Figliuolo, commissario straordinario, per appunto nella sua visita, con il giro che farà abruzzese, ci sarà anche questa tappa, perché insomma è fondamentale questa struttura, sia come novità sia come aspetto a livello regionale. Insomma, possiamo dire che forse insomma è quella più bella, e con l'apertura di questa nuova sede, insomma, ricordo, la struttura di via Ficara non sarà più attiva, e così come detto anche dagli operatori dell'ASL, verrà usata con altre modalità. Voglio ricordare ancora, mentre scorrono le immagini, con parte della ricostruzione, gli interni sono stati curati dall'architetto Giuseppe Cimini. Volevo ricordare che questa struttura di San Vittorino dispone di 2000 metri quadri, e questo permetterà agli utenti un afflusso sicuramente più comodo rispetto anche alle regole previste dalla pandemia, e soprattutto logistico. Perché logistico, dico? Perché ci sono più di 300 posti auto, un fatto importante, perché nella parte di via Ficara questo non era possibile, perché si parcheggiava in mezzo alla strada, c'erano intoppi, quindi praticamente è una soluzione di sorta molto interessante. Altre soluzioni arriveranno chiaramente con l'approvvigionamento dei vaccini. Le dosi faranno la differenza su tutto, quindi si potrà correre in maniera veloce a secondo di quello che ci sarà. Pfizer, nella sua fornitura nazionale imponente, dovrebbe assicurare quantomeno anche le seconde dosi, vaccinazioni dei fragili, che adesso appunto stanno
si stanno chiamando, e poi, come ha detto il dottor Gianzante, si dovrebbe arrivare anche a categorie più giovani, quelle degli studenti. Intanto continuano ad andare avanti le nostre immagini, e questa è praticamente la parte dell'uscita. Ho fatto questo giro virtuale grazie alle immagini che vi abbiamo mostrato. Ecco qui l'uscita, insomma, non c'è possibilità di perdersi, e poi siamo di nuovo qui nella parte di questo ingresso che sembra una hall, qualcuno ha detto una hall di un grande albergo, e fondamentalmente è una scuola, e questo è il simbolo delle Lance, appunto, e che ha voluto porre questa operazione. Anche c'è stata la proposta, l'abbiamo portato, della consigliera della commissione Covid dei Sevignanini, appunto, di poter far sì che venisse utilizzata questa sede. L'ho fatto a febbraio, l'ASL ha recepito questa richiesta, ha verificato che ci fossero tutte le condizioni, e così si è andati a compimento. Questi sono gli esterni della SCPT dell'Aquila. E la viabilità chiaramente verrà dedicata con una segnaletica speciale anche per arrivarci, perché non tutti sanno dove si arriva. La direzione è quella della statale 80, lo voglio ricordare, con in direzione a Rischia, a Pizzoli, poi c'è la rotonda, quindi indicazioni anche molto semplici per arrivare. Ricordo un comodissimo parcheggio per tutti gli utenti. L'accoglienza è fondamentale in questi casi, perché si viene a fare un vaccino, perché vengono persone anziane, perché magari ci si vuole sedere. Gli spazi sono importanti non solo per la sicurezza della pandemia, e quindi qui troveranno tutto. Vi lascio ancora appunto alle immagini.